Bene, oggi siamo qui a distanza di un solo mese dallo sciopero del 10 ottobre, ma in una situazione più completa e più complessa, lo sciopero generale e sociale che viene fuori da un'alleanza molto particolare che si è sviluppata in questi mesi con le aree sociali giovanili che stanno esprimendo insieme ai COBAS e al sindacalismo di base una contrarietà netta contro la politica economica e finanziaria di Renzi, contro il Jobs Act e contro la politica scolastica del governo. Naturalmente noi in questa giornata, che ha visto una splendida manifestazione pacifica, colorata, con migliaia e migliaia di persone, siamo comunque al MIUR, perché la giornata di oggi è una giornata completa di manifestazioni che sono iniziate alla mezzanotte 01 del 14 e termineranno alla mezzanotte di stasera. Dopo la manifestazione ci sono infatti molti appuntamenti sparsi per tutta Roma e noi qui nella scuola siamo venuti nuovamente per portare avanti tutte quelle che sono le nostre battaglie storiche, per dire che cosa manca nella cattiva scuola di Renzi, che cos'è la cattiva scuola di Renzi, ed è in effetti nient'altro che la sintesi di una politica disastrosa scolastica che da 20 anni, da Berlinguer fino ad oggi, passando per la Prea, attraverso la Moratti e la Gelmini, è approdata alla Giannini e al governo Renzi, all'interno della quale mancano molte cose. Una delle cose che manca naturalmente è la biblioteca, dove noi sappiamo essere occupati i nostri docenti idonei ad altri compiti, come luogo tipico e importante e come cuore pulsante della scuola. Ho detto che sono 9.400 le istituzioni scolastiche in Italia, ma 40.000 i plessi e quindi 40.000 i posti da poter destinare, oltre che ai docenti idonei ad altri compiti, anche ai precari. Nella cattiva scuola di Renzi manca comunque tutto un piano che riguarda l'istruzione degli adulti, nella buona scuola di Renzi mancano molte cose e noi oggi siamo qui anche con gli insegnanti tecnico-pratici che non ci sono nella scuola di Renzi, anche con gli assistenti amministrativi e tecnici che Renzi non nomina neppure nel quadro della buona scuola, anche perché se li nomina solo una volta in relazione alla questione della razionalizzazione dei posti di lavoro. Siamo qui per rivendicare, abbiamo portato una diffida da lasciare al Ministero della Pubblica Istruzione per l'istituzione della materia alternativa. 25.000 sono i docenti di religione, 25.000 potrebbero essere i precari occupati se tutte le scuole, all'interno di tutte le scuole, si inserissero i docenti di materia alternativa. E quindi qui noi stiamo aspettando di poter entrare insieme ai precari e insieme agli altri per portare avanti ancora una volta tutte le nostre istanze e richieste, comprese quelle dei modelli viventi che devono ricevere ancora una risposta e, quello che ci sta più a cuore, una risposta definitiva per gli insegnanti idonei ad altri compiti. Poi si tratta di un dispositivo di legge in 29 articoli già articolato, adesso è stato riadottato. Di parlamentari e senatori trasversali a tutte le forze politiche, ci sono persino dei deputati, dei senatori del PD che l'hanno riadottata, è un disegno di legge che proseguirà, speriamo, se ci sarà l'interesse da parte di tutti noi, nell'iter costituzionale, e quindi andrà al Parlamento.